Altri numeri li vediamo invece con Alberto Sondri, Executive Director di Caribis Credit Management, lo avevo già salutato all'inizio, adesso lo coinvolgiamo nella discussione anche per avere sia dei numeri di consuntivo del 2020, sia una previsione, una preview, un forecast sul 21. Che cosa vi aspettate? Questo ci fa anche un po' da gancio per il panel che sta per arrivare. Sondri, a lei la parola. Grazie, provo a dare un overview. Secondo le stime della nostra Credit Rating Agency, a livello economico, le imprese nel 2020 sopporteranno una riduzione del fatturato di circa l'11% year over year e un forte stress di liquidità con una riduzione del cash flow di circa il 50%. Ovviamente questi effetti sono amplificati e diversificati in funzione dei settori di riferimento, in particolare acuità per i settori che saranno particolarmente impattati dalla crisi pandemica. È anche vero che dalla nostra Credit Rating Agency possiamo verificare indicatori in termini di solidità patrimoniale e di indebitamento finanziario che ci fanno ben sperare, nel senso che abbiamo delle condizioni migliori rispetto a, diciamo, quelle attraversate nella precedente crisi del 2008. Per quanto invece riguarda il sistema bancario, prosegue nel 2020 la riduzione dello stock degli NPE, coadiuvata, come ha detto prima Roberto, sicuramente dall'operazione di leveraging, ma anche dal contenimento del rischio del credito, diciamo così, supportato dagli interventi governativi di categoria in misura di sostegno come la finanza agevolata e obbligatoria. Mi piace fare un riferimento a questi strumenti perché ad oggi hanno un perimetro di applicazione di circa 400 miliardi di esposizione, che oggi rappresenta circa un quarto del totale dei prestiti bancari, quindi diciamo così un'ampiezza di applicazione molto, molto importante. E dal nostro osservatorio il tema caldo su cui lavoreremo nei prossimi mesi è proprio diciamo così il fatto che queste moratorie hanno nel 2020 ridotto il tasso di default rispetto al 2019 del 22%. Questo è un elemento che dal mio punto di vista sarà da attenzionare nei prossimi mesi. Finisco diciamo l'overview sul 2020 facendo un passaggio diciamo così sul profilo gestionale del recupero crediti. Noi sappiamo che il 2020 è stato l'anno del rallentamento, no, dei procedimenti giudiziali derivante ovviamente dal blocco promosso dal decreto legge Italia. Ecco, anche qui un numero: nel 2020 abbiamo registrato una riduzione di circa il 50% degli esperimenti d'asta, ma anche qui una nota positiva per guardare avanti. Questa situazione di lockdown ha accelerato dei processi, diciamo così, di digitalizzazione dei nostri canali, processi avviati nel 2014 sul processo civile telematico, e quello che rileviamo è che circa il 50% dei principali tribunali italiani ha operato da remoto, quindi anche i tribunali hanno potuto portare avanti le udienze operando da remoto. Bene, allora grazie a tutti i partecipanti a questo primo panel.